Presidente Cirio qui a Mondovì per fare un po' il punto della situazione nella sala operativa allestita dalla Protezione Civile. Ci dica un po' come va la situazione qui e in provincia di Cuneo, che era l'area, diciamo, dell'allerta arancione di questa mattina all'alba. Beh, il Piemonte sta seguendo ormai da giorni, poi da ieri pomeriggio abbiamo con le prefetture di Torino, di Cuneo, di Asti allertato direttamente tutti i comuni interessati e oggi qui da Mondovì stiamo seguendo quello che sta accadendo nel Piemonte. Un Piemonte che rimane al 90% verde, vuol dire senza pericoli che vengono annunciati, ma che rimane arancione nell'area del Cuneese, in particolare del Monregalese dove ci troviamo oggi, nell'area di Barge, nell'area del Saluzzese e nell'area del Torinese dove c'è il Chisone, dove c'è il Pellice, dove ci sono alcune aree nella zona di Truento. Una situazione sotto controllo ma che deve essere monitorata con l'andamento delle precipitazioni. Presidente, criticità particolari e cosa ci aspettiamo per le prossime ore? Beh, ARPA ci dice che non dovremmo avere peggioramenti di colore, per cui non dovremmo avere zone rosse, questo non vuol dire che però il livello di attenzione debba diminuire, significa che le precipitazioni vengono date in ultimazione, quindi cesseranno domani dalla mattinata, questo farà venir meno una parte di emergenza sui corsi d'acqua, ma non sulle frane che dobbiamo continuare evidentemente a monitorare con attenzione. I grandi corsi d'acqua sono tutti ampiamente sotto la soglia, quelli che preoccupano, che bisogna monitorare, sono i piccoli corsi. Nello specifico questo nel Monregalese, dell'Ellero e di altre realtà che però con l'esperienza del 94 sono monitorate minuto per minuto. Un'ultima cosa, lei in questo momento è anche commissario alla siccità, sembra una battuta fatta in questo momento dopo mesi di siccità è tornata la pioggia, cioè un evento quasi estremo che però ci aspettiamo magari più di autunno in queste condizioni climatiche. Beh, questa è la schizofrenia del momento che stiamo vivendo. Io sono il commissario alla siccità della Regione Piemonte e oggi mi trovo in lungo e in largo per il mio Piemonte per scongiurare il pericolo dell'alluvione. Questo significa che dobbiamo essere attenti, seri e lavorare con molta attenzione perché le condizioni climatiche stanno mutando in modo repentino e dobbiamo farci trovare sempre pronti innanzitutto per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i piemontesi. La ringrazio.